No, quindi tantissime canzoni appunto che vengono da tutti gli anni di carriera dei Nomadi, quindi sta accadendo qualcosa, sì, scusami, sì. Francone, sul LED wall di Rimini partono le immagini storiche di questa band. Un video bello, sentiamo un bel video introduttivo, sì. Sono delle foto, delle immagini d'epoca, ecco. Ah sì, perché ricordiamo, dicevamo prima, dal 63 che sono insieme, quindi insomma hanno attraversato tantissimi decenni, cambiando anche formazione chiaramente, però. Eccoli, hanno fatto il loro ingresso sul palco. Sentiamo infatti l'applauso del pubblico di Rimini subito al momento in cui salgono sul palco i Nomadi, eccoli qua. C'è un tramonto bellissimo tra l'altro, dietro il palco, dietro questa darsena riminense. Ricordiamo chiaramente che se volete seguire appunto con noi il concerto potete scriverci al 349-349-1025 oppure anche usando i social, chiaramente Twitter e Facebook, e noi leggeremo i vostri messaggi. Seguiamo però l'inizio del concerto dei Nomadi. Siamo noi assetati di vita. Siamo noi passeggeri del tempo. Siamo noi, viviamo ogni momento lungo le strade di sogni, parole, emozioni. Siamo noi tra presente ricordi. Siamo noi contro abusi ed inganni. Siamo noi con il segno degli anni, ma con voce sincera. Senza frontiera. La nostra patria è dovunque video nuovo. La porta s'apre a chi col cuore chiede aiuto. Ed è una storia viva di valore. Siamo noi, occhi accesi sul mondo. Siamo noi, alla magia del nuovo. La nostra patria è dovunque video.
magia dell'uovo. I Nomadi live da Rimini. Ciao, stiamo trasmettendo qui su RTL 125. Ciao a tutti ragazzi. Ebbene, inizio del concerto grazie. Con la canzone proprio Nomadi. Grazie veramente per così, giustamente una canzone per introdurre anche tanti. Vabbè, esatto, grazie a chi non è qua. Assolutamente. Che è seduto comodamente a guardarci e che è in giro in macchina ad ascoltarci. Grazie, buon concerto e divertitevi. Salutano il pubblico di Rimini, ma anche appunto quello della casa che segue. Soltanto indimenticabile, famosissima. Di fuoco più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà e catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti. Mai mano d'uomo le toccherà e solo il silenzio come un sudario si svenderà tra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Noi non ci saremo e il vento che viene dal mare intonerà un canto fra mille rovine, fra le macerie delle città, fra case e palazzi che lento il tempo sgretolerà, tra macchine e strade risorgerà. Il sole farà le mille stagioni che ancora il mondo percorrerà, gli spazi di sempre per mille secoli almeno. Noi non ci saremo, noi non ci saremo. Questa era Noi non ci saremo, grazie. I Nomadi live da Rimini che su RTL 105. Una bacchettata a te comunque. Sì. Gli Aironi Neri. E queste infatti l'hanno introdotta loro, è proprio gli Aironi Neri, continuiamo a seguirli appunto qui su RTL 105. Gli Aironi Neri attraversano il cielo. L'inverno bianco scende da nord, l'estate già se nascosta nel mare.
Il vento freddo sta correndo sui prati, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro. Io ho un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara. Che conosci il mare, portami via con te, dove la gente veste riempi quella vela e rompi quelle onde. La nebbia grigia ha riempito le strade, lampioni persi sulla riva del fiume. L'estate già là c'è rimasta negli occhi, la pioggia bianca copre le strade d'argento, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro. Io ho un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara. Che conosci il mare, Augusto da Olio. Grazie. Applausi per i Nomadi con gli Aironi Neri. Siamo in diretta, vi ricordiamo, dalla Darsena di Rimini in questa bella serata d'estate iniziata da due giorni. Ragazzi, noi parliamo poco perché ecco, dobbiamo suonare tanto. Infatti, dicono i Nomadi, siamo passati dagli anni 60, diciamo, dall'inizio, adesso questa canzone invece degli anni 90, dall'album Gente come noi. E adesso ai anni 2000, sì, cioè passiamo di 20 anni in avanti, perché sì, gli Aironi Neri dal 91 e Toccami il cuore del 2011. Andiamo avanti, in Nomadi da Rimini. E l'estate va via col suo carico di sale e di grano, e l'amore va via, vedi, sembra per sempre, e neanche tra un anno è già qua. I tuoi occhi, le mani e soprattutto il pensiero che ho tanto amato.
farne a meno. Toccami il cuore e senti com'è vivo. Giochi d'ombra e di luce bello. Aprire e raggiungerti. Toccami il cuore e senti com'è vivo. Prendimi le mani, ascolta. Scorrere il sangue più forte per dirti che è vivo. Io vivo. Io vivo. Io vivo. Se l'amore è una fiamma, come il sole che ti scalda in inferno, sfiora l'eterno, sembra resti per sempre, invece a volte va via la tua forza, l'istinto e soprattutto il pensiero. Che ho tanto amato, io non potrò, non potrò più farne a meno. Da Rimini, qui su RTL 105 in diretta, questa era Toccami Marinelli il cuore. Finché il cuore, diciamo, sì, certo. Non ci sono grossi problemi. Vero. Allora, 21 e 24 minuti, ti sta piacendo il concerto? C'è un hashtag in diretta dal palco Nomadi per seguire con noi anche qual è dai social. L'ho appena detto, in diretta dal palco. No, perché non si era capito, perché ti sembrava una locuzione. Una cosa, è così proprio. Hashtag in diretta dal palco Nomadi, se lo ripeto 4 volte mi danno qualcosa? No, penso di no. Andiamo avanti con Marinaio di 20 anni. Quel mare fa paura, e le onde sono leoni, e con me non c'è niente. Marinaio di 20 anni, non guardare su nel cielo, il tuo cuore cederà. E l'olandese volante che va, che va, che va.
sorriso con la prua della nave che combatte contro il mare. Marinaio di vent'anni, non guardare su nel cielo tra le scarpe e le lampi. Bellissima, da marinaio di vent'anni. Siamo in diretta da Rimini, dalla nuova Darsena, questo amico, bel posticino che Giovanni, insomma, Pezzulo. Sì. Giovanni, abbiamo visto delle belle inquadrature, anche chi ci segue chiaramente in radiovisione ne può vedere, anche del tramonto. Io vagabondo l'ho già fatta. No, chiaramente io chiedo, pezzo forte. Viene tenuta verso la fine, adesso non possiamo proprio svelarvi tutto, ma insomma. Proseguiamo invece con il live dei Nomadi, questa è Senza Nome. Come sempre la notte, che non ci siano guai. Un libro, i guanti, la cintura, il cappotto, che non si sa mai. Come son belle le montagne la notte, quando fa freddo, sai. Quando ci sono 2 milioni di stelle, quando ti vedo dentro ad una di quelle, quando il pensiero scalda per non gelare, quando mi sveglio dentro un letto che non c'è. E sono qui per fare anch'io qualcosa per il mondo. E quante volte ho visto facce che han toccato il fondo, fra la polvere e la fame resto qui. Comunque sono e resto qui. E quanta gente ho salutato, gente senza nome. E quanta strada ho calpestato per capire come, come il mondo sia caduto fino a qui. Un giro al freddo come sempre, la notte, tutto tranquillo, sai. La gente guarda e ti ringrazia più volte, ma non dorme mai. Portiamo cibo, coperte, speranze e qualche sogno in più.
tenendo il cuore dentro un blindato. Io sorridevo ma qualcuno ha mirato, e poi un colpo di nascosto ha sparato. Nel silenzio del rumore non ho mai preteso di salvare il mondo, perché il mio cuore mi diceva che era giusto in fondo provare a cambiare adesso qui. Comunque sono resto qui e non senza nome, anche se in tutto sai c'è sempre una ragione, fra la polvere e la fame resto qui per te, che sulla foto ci hanno scritto il nome, sì per te che non hai più una lacrima. Grazie. In diretta sempre da Rimini con i Nomadi. Dedichiamo una canzone, dai, oltre a voi qua che siete ai, ecco, alle persone che stanno viaggiando in questo momento in macchina, in camion, no, che sono sintonizzate su RTL. Un saluto a tutti e loro e anche quelli che sono a casa in poltrone. Ricambiamo il saluto chiaramente. Amici del 36 del digitale terrestre. Ora andiamo avanti con una canzone dell'anno scorso, più recente, Decadanza, i Nomadi. Adesso è utile parlare, vomitare tutti i mali in faccia a chi ci accusa di essere normali. Abbiamo fame di successo, ma la fame è quella vera, la lasciamo a chi non può parlare Europa. Abbiamo sguardi velenosi e modi minacciosi, mannaie che si abbattono sul capo degli esclusi. Abbiamo un ego da accudire, le storie da insabbiare, il privacy da difendere e rate da pagare. Non ti preoccupare, tornerà l'estate. Non ti preoccupate, che durano lo spazio di un minuto per commuoverci a comando alla TV. Nervi distesi dai reality che vuotano le menti e che ci rendono integrati alla tribù. E abbiamo bisogno anche di nuove malattie da ricercare, così che nuovi farmaci le possano curare. Abbiamo guerre preventive che bisognerà inventare, per costruire la pace bisogna bombardare. Ma si deve bombardare, non vi preoccupate, tornerà l'estate. Non vi preoccupate, torneremo al mare. Abbiamo rubato sino all'ultima risorsa questa terra per rispondere alle leggi del mercato. Hanno provato a far passare per utile la guerra, mascherandola da ragione di Stato. E abbiamo un fiume di liquami che ci scorre sotto i piedi, un mantello che ci copre di veleni. Ed ogni sera ci laviamo queste mani insanguinate per andare a dormire più sereni. Non vi preoccupate, farvi scegliere piuttosto che decidere, fantocci malinconici di un mondo senza scrupoli, signori indiscutibili delle tavole imbandite, delle miserie delle vostre vite. Non vi preoccupate, tornerà l'estate. Non vi preoccupate.
I Nomadi live da Rimini, qui in diretta su RTL 125. Era Decadanza, ma hanno già annunciato la prossima canzone, che è Fiore Nero. Torniamo indietro di un po' di anni, al 77 addirittura. Questa sera noi non ci saremo. 8 milioni e mezzo di persone che si sono collegate, praticamente, spero che si siano collegati tutti. Io li conosco tutti in ordine alfabetico degli amici di RTL. C'è anche Lauretta, infatti c'è scritto a Lauretta di Brada, Lizzy, Valeria e Claudio, per lei Fiore Nero, grazie. Ah, una dedica. Grande dedica. Così quando il sole muore, fiore, perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero? Sotto l'oppressione, come un asino sotto il bastone, come un bimbo sotto l'educazione, come uno schiavo sotto il padrone. Così quando il sole muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero? Come il corpo sotto la morale, come il lavoro sotto il capitale, come il diverso sotto l'uguale, come l'imprevisto sotto il normale. Così quando il sole muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è vero? Come Dio sotto la religione, come l'amore sotto la convenzione, come la realtà sotto l'illusione, come un mattone sotto la distruzione. Così quando il sole muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è vero? Così quando il sole muore, fiore, perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è vero? Signore e signori, salta Reggiani! Che ritmo, che energia, siete su RTL 102.5 con i Nomadi ragazzi, live. Facciamo una cosa, guarda, io sono anche sono presentati, diciamo, nonostante che non siamo ancora neanche lontanamente alla fine, però così già quando il sole muore, perdi il tuo colore, coinvolge un grande pubblico, ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore nero? Brano storico questo del 77. Fantastico. Allora così, ma non per siete non, meravigliosi. Per i nostri amici che guidano e ci ascoltano, qui c'è una bottiglia di vino, sempre Nomadi, una bottiglia di vino per brindare 50. Ecco, sta brandendo proprio una bottiglia di vino. Un invito a continuare. Auguri di Annalisa di Putignano e Pazzi di Altamura. È bella questa cosa Annalisa, di coinvolgere il pubblico. Bello, bello, bello. Dediche i saluti. Grazie, questo buon sangue al cuore. E infatti andiamo avanti con questa canzone del 2002, i Nomadi live su RTL 105 da Rimini, Sangue al cuore.
girano e rigirano i pianeti, girano anche sotto i nostri piedi, scaviamo fino in fondo al nostro cuore per trovare solo altro rumore, restiamo in piedi adesso. Domani sveglia presto, andiamo a spasso, tutti insieme nello spazio, non prima di aver detto preghierina per padre onnipotente e l'oro nero, restiamo in piedi adesso. Io voglio solo che arrivi sangue al cuore, voglio un sole che arda in me. Contano i pianeti, qui la terra intanto non sta in piedi, ma il nostro capitale ormai è al sicuro, clonare un sogno ed un futuro, sulla bravi adesso tutti in fila, facciamoci cambiare la batteria, che a curare l'arte e la poesia, beh ci pensa lo psicanalista e sia. Io voglio solo che arrivi sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, io mi voglio scaldare, voglio stare con te, e il mondo sa dove va, io mi voglio scaldare, voglio stare con te, e il mondo sa dove va. Ci tieni in piedi, ma dall'orlo della mia follia anch'io ho due righe di teoria. Io voglio solo che arrivi sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, io mi voglio scaldare, voglio stare con te, e il mondo sa dove. La grande carica dei Nomadi con Sangue al Cuore, la canzone del 2002, sempre live in diretta da Rimini. Stiamo trasmettendo questo meglio. Bellissimo concerto di Sorrettiale 105. Terzo tempo, è il terzo tempo come nelle partite, no? Anche esatto. Se in realtà siamo ancora all'inizio di tutto il concerto, perché poi sarà ancora lungo, un sacco di sorprese, un sacco di cose nuove. Continuiamo allora, terzo tempo, i Nomadi in diretta da Rimini. Tu che corri a fianco a me, con lo sguardo attento, e la mente a terzo tempo. E se avrai gambe e fiato, sentirai come un rullo di tamburi sta passando un fuoricampo, tutti pronti si alza il canto.
sconfitta o vittoria, oggi è in gioco un'altra storia. Un finale che stupisce, occhi aperti, notte bianca, una storia che non stanca. Questo era Terzo Tempo, i Nomadi live da Rimini. Intanto il pubblico ha esposto infatti uno striscione, molto bello. Mille volte auguri ai dai vostri fans. Grazie, grazie. Lo stanno leggendo adesso. Lo dico per chi non lo vedesse, non lo ascoltasse. Ma non l'hai visto neanche te, perché ho 55. 55 anni, che io cosa ho detto? Sono 55 anni. È uno striscione di tributo a questa band che ricorda i loro 55 anni di carriera nuovo. In diretta, ricordiamo, dalla Darsena nuovissima appena inaugurata di Rimini. E proseguiamo col concerto. Questa è Nulla di Nuovo, una canzone del 2014. Nomadi. Di nuovo per chi cerca un lavoro, nulla di nuovo per chi cerca la fede dentro una poesia, nulla di nuovo per chi non vuole annegare dentro una bugia, nulla di nuovo per te, nulla di nuovo per chi corre più veloce della fantasia, nulla di nuovo per chi ha deciso di combattere l'ipocrisia, nulla di nuovo non c'è. Stiamo in silenzio davanti a tutti gli errori del mondo e ci chiediamo perché non siamo nati per questo.
Nulla di nuovo per chi orgoglioso adesso vive nel rancore. Nulla di nuovo per chi è diverso e vuole solo un po' d'amore. Nulla di nuovo per chi ha fallito e non sa più che cosa fare. Nulla di nuovo non c'è. Stiamo in silenzio, gli occhiali scuri sul resto del mondo, e ci chiediamo perché. Non siamo nati per questo. Due occhi brillano, corni di lacrime amare, trasforma la rabbia in un gesto d'amore. E vai, grida più forte per questa ragione. Due occhi brillano come diamanti, e il pianto che segna il tuo viso e i tuoi lacrimi. Grazie Massimo Vecchi. Grazie. Siete su RTL 102.5, il commento live dei Nomadi da Rimini con il trio. Questa serata spettacolare. Ma non perché c'è il trio, ovviamente. No, ovviamente no. Nomadi, Nomadi. No, qualcuno aveva anche così. Ragazzi, io sto vedendo la scaletta. Brani strepitosi. Bellissimi. Fino alla fine. Sì, intanto sì. Aggiorniamo, dai, mondiale è finita. Germania-Svezia per 2-1 con un bellissimo gol al quinto minuto di recupero per la Germania, che stava perdendo. Ricordate. Per un pugno di sabbia hanno vinto. Esatto. Un pugno di sabbia. Esatto, un pugno di sabbia. Sì. La canzone del 1970, eccolo qua, i Nomadi live da Rimini. Che sapore c'è, ritornar con te. Ho nel cuore l'amore insieme a te, ma con gli occhi rivedo ancora lui. Ritornar con te.
te sei tu. Io non lo so. Ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia. Un pugno di sabbia. Grazie. I Nomadi live da Rimini, questo concerto fantastico che celebra i 55 anni di carriera, ricordiamo, perché sono formati nel 63 addirittura, quindi veramente tanti tanti anni, un gruppo molto longevo, come si vuol dire. Ha già annunciato la prossima canzone, si chiama Dove si va. Dove? Dal 2006. Dove si va? Qua sta Rimini. Una pizza, una birra, una cosa proprio deina magari, no? Voi comuni, sai, scriverti una lettera non è una cosa facile, sai, mi sento così fragile le bombe non ti ascoltano, ma questa guerra non mi cambierà. Dove si va? Come si fa a stringere la vita? Intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa se vivere da queste parti è come tirare a sorte? Il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. È una promessa che non mancherò. E poi ancora un altro giorno nascerà. Riesco più a sorprendermi, è la pazzia che danza intorno a me. E penso che dovrei difendermi, è più difficile combattere. Se il pianto di una madre no, non può salvare la notte. Intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, scrivere una lettera
non è mai stato facile. Grazie. Dove si va? Una canzone del 2006, I Nomadi. Li stiamo seguendo qui su RTL 105 dal vivo, in diretta dalla nuova darsena di Rimini. Augusto D'Olio. Quanti messaggi, eh? Tantissimi, vero? Eh sì, ricordiamo anche l'hashtag in diretta dal palco Nomadi, per seguirci su Twitter, Facebook, tutti i social. Arriva, arriva il prossimo brano dall'88, un altro tuffo del passato. Si chiama L'Uomo di Monaco, altro grande successo. Bella anche questo, I Nomadi. E guardai, scrutai quel vecchio a Monaco, quel sorriso, quella birra, quante cose poi pensai. La mia mente è una folla di sguardi fissati dietro a quei fili spinati. E lo spirai, scrutai, di uno che marciò l'Europa calpestò. La mia mente è una folla di sguardi spietati fuori da quei fili spinati. Lo guardai nel fondo dei suoi occhi, lo fissai insistendo sempre per vedere se c'era colpa o paura, perché, per quale ragione. E guardai, scrutai, niente poi notai, solo rughe sul suo viso dal tempo seminate. Non aveva artigli, tremava le sue mani come quelle di mio padre. Cercai, ma ormai lui non era più. La mia mente, quella folla, quelle mani, tra un volo di gabbiani. Live in diretta da Rimini, questo era L'Uomo di Monaco, una canzone dell'88. Abbiamo visto e sentito chiaramente il grande Beppe Carletti alla fisarmonica, davanti al palco. Questa e si prende il pubblico. Tanti messaggi nel frattempo al 349-349-1025. Grandi ricordi, perché i Nomadi hanno raccontato la canzone italiana sin dagli anni 60, infatti.
Andiamo avanti invece con la musica. Questa è una canzone dell'anno scorso, è Europa. L'Europa, l'Europa è una bella cosa. Al primo piano c'è un usciere con una rosa e un ascensore che conduce in paradiso. Solo se lasci la mancia col sorriso. Al secondo piano c'è un prete buono, regala comunioni per un condono. Al terzo piano un vecchio contrabbandiere che canta serenate tutte le sere. Vestito a modo. Tomò al quinto piano un cappio per lampadario, sopra l'insegna del fondo monetario. All'attico una banca conciata al lutto e un mappamondo tutto distrutto. È una bandiera. L'Europa, oh, l'Europa è una cosa seria. L'Europa, l'Europa senza miseria. L'Europa, l'Europa ha una grande storia. L'Europa, poca memoria. L'Europa è l'America un po' speciale. In un letto d'ospedale è Brexit, è crucca italiana. A Bruxelles un giorno a settimana. E voilà, l'Europa un po' zingare e un po' radici. L'Europa, l'Europa tutti felici. L'Europa, l'Europa è una grande fiera. È una bandiera. Bravi, Nomadi, in diretta su RTL 102.5. Un brano recente, grazie. Dicevamo, Europa, per fare un tuffo nel passato, un brano storico. Francesco Guccini. E infatti, come dicono loro, scritta dal grande Guccini, come tante canzoni, tanti grandi successi dei Nomadi. Questa è appunto Auschwitz. Sono morto con altri 100. Sono morto che ero bambino.
passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno. E adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora si porta il vento. Si porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere poserà,
Ricordiamoci di non dimenticare mai le barbarie dell'Olocausto. Grazie. Un bel messaggio dei Nomadi, chiaramente una canzone bellissima di Francesco Cuccini, qua reinterpretata da loro dal vivo in diretta da Rimini, sempre i Nomadi. Continuate a scriverci alla 349-349-105, lo fate in tantissimi. Noi andiamo avanti chiaramente con la musica, con una canzone del 1981, questa è Aveva una sorella maggiore che si chiamava Verità senza errore, lanciava spesso una guidone libertà con l'accento. Le due sorelle trascorrevano il tempo senza fermarsi mai neppure un momento, affinché sempre a quell'aquilone, senza sapere, sapere ragione. Ma troppo deboli le braccia delle fate e troppo fini quelle sorelle separarono la via, utopia andò per il mondo a cercare e Verità già pensava a sposare. La Verità si sposava col tempo, anche utopia fu invitata all'evento. Non ti sposare, resta libera che temi, guarda che le parole sono semi. Semi hai ragione, ma per fiorire non è già la stagione. Il tuo non è un matrimonio d'affetto, ti peserà questa casa e quel letto. Mentre Utopia andava via allegramente, perché vedeva il futuro presente, Verità le sussurrava a capo chino, stai confondendo desiderio e destino. E l'animo corse come fa un torrente, cambiando segno tra passato e presente. Utopia ogni notte un uomo amava e dall'alba lo abbandonava. Per Verità quanto si dice, il matrimonio mai felice, il tempo non è un marito ideale, avaro, vecchio e anche brutale. Ma in fondo qualcosa ne ha avuto, con tanti amanti lo ha reso cornuto. Era la fine dell'infedeltà, ha avuto l'eredità. Mentre Utopia che non ha un padrone, ne ha centomila senza alcuna ragione, resterà sempre a vagare nel prato, ma l'aquilone non lo ha più trovato, non lo ha più trovato, non lo ha più trovato. Grazie. 22 minuti, siete su RTL 102.5 in diretta al concerto live dei Nomadi. Utopia che sta per finire, subito inizia un altro grande successo. Molto recente, eh? Sì, dovremmo scorrerlo, questo è Tipo a vivere. Il pubblico dei Nomadi da Rimini su RTL 102.5.
il sole a picco sulla strada e un invito a non restare, perché il viaggio parte dalla testa quando inizi a immaginare. Srotoli chilometri di cielo per un posto che non sai, ma che hai immaginato mille volte dove non sei stato mai, mai. Prendo la mia giacca più pesante e i ricordi più leggeri, prendo il mio bagaglio di speranze che ho riempito fino a ieri, prendo un vecchio ombrello che ripari dalla pioggia e dal silenzio, prendo il sole dritto sulla faccia e tutti i brividi del vento, e andiamo in fondo giù nel profondo, e andiamo dritti verso il sud, dentro l'incanto di questo tempo, e adesso non ci sei che tu. Cambia il paesaggio in questo viaggio e le stagioni intorno a me. Ti porto al sole, ti porto al cuore, ti porto a vivere, a vivere. Seminati a grano duro quasi fino all'orizzonte, l'unica certezza del futuro è ritrovarlo qua di fronte, perdersi e trovarsi e poi riperdersi e trovarsi in mezzo al verde, solo la bellezza di trovarti in questa vita non si perde, e andiamo in fondo giù nel profondo, e andiamo dritti verso su, dentro l'incanto di questo tempo, e adesso non ci sei che tu. Cambia il paesaggio in questo viaggio e le stagioni. Ti porto al sole, ti porto al cuore, ti porto a vivere, a ti porto a vivere, una canzone dell'anno scorso dei Nomadi, che stanno appunto spaziando dalle, sue, dalle loro canzoni chiaramente più storiche degli anni 60, 70 e anche le canzoni più recenti come appunto questa. Ma adesso, caro Francone, si ritorna invece indietro con un altro grande classicone scritto dal sempiterno Francesco Guccini. Forse avete già incontrato, no, questi accordi nella vostra vita, vi ricorderanno qualcosa. Caro Gabriello, di cosa stiamo parlando? Del Vecchio e il Bambino, una poesia per tutte le generazioni. Mi sento un po' Laura Ghislandi quando dico sì, un pochettino. Questo, devi ridere un po' di più. Adesso mi sto allenando, però.
vecchio e un bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera, l'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. Guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, pensa alle voci e pensa ai colori, e in questa pianura fin dove si perde cresceva alberi e tutto era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, gli occhi guardavano mai viste, e poi disse al vecchio con voce sognante, mi piaccio le fiabe raccontare Siete una meraviglia, grazie. Thank you.
Grazie di cuore. Bellissima, grazie. Bellissima. Il vecchio e il bambino dal 1974. I Nomadi. Con... Attenzione, perché c'è una sorpresa sul palco. Per quelli spaparanzati sul divano che guardano la televisione, possono vedere. Ma quelli che invece non possono vedere. Con due numeri. Come facciamo a spiegarlo? C'è una torta. Non glielo spieghiamo, sì, niente. Sì, noi ci stiamo mangiando una torta. Sì. Fuochi d'artificio, insomma, la festa dei 55 anni di carriera dei Nomadi che trasmettiamo in diretta su RTL. C'è Jack Torrance in questo momento con un coltello in mano che sta per affettare una torta. Allora, descriviamola, è una torta gigantesca, sì, costituita da due numeri. Esatto, sì, 55 con della frutta sopra, sembrerebbe. Sembrano quelle torte classiche da matrimonio, Gabriele. È presente, vero. Quelle dove a un certo punto arriva lo zio simpatico e fa la battuta. Anche per quelli che sono a casa e per quelli che sono in macchina, se passano di qua possono venire. Adesso facciamo 8 milioni e mezzo di pezzettini. Invita tutti, diciamo. Grazie agli amici di RTL, grazie a tutti. Grazie a voi per questa serata spettacolare. Adesso però voglio dire che divide la torta per tutti quelli che sono arrivati, esatto. E le porta nel piattino, perché non è facile, non è facile. Il trionfo dei Nomadi in questa serata strepitosa qui su RTL 102.5. Parte anche un coro spontaneo del pubblico. Frasi, allora vi leggiamo anche qualche messaggio perché ne arrivano tantissimi. 349-349-1025. Ad esempio, tre generazioni in ascolto, perché chiaramente gli Nomadi uniscono più generazioni. Una buona serata a tutti i vagabondi da Sara, mamma Enrica e nonna Anna. Per questo sono tre generazioni, no? Giusto. E papà Graziano anche, quindi insomma, sempre Nomadi ci scrivono. In realtà sarebbero anche più di una generazione, perché tu mi insegni, Gabriele, le generazioni sono ogni 12 anni, no? Se non sbaglio. Sì. Quindi... No, ma lo sapevo veramente. Pare di sì. Vale continuano dire, i fuochi d'artificio, sono bellissimi. Bellissimo spettacolo. Bellissimo spettacolo. Stanno intanto dividendo i pani e pesce, ovvero la torta. Stanno affettando la torta mentre alcuni musicisti si rimettono in postazione per continuare, perché ragazzi, il concerto è ancora lungo. Sono tantissime canzoni ancora da suonare, chiaramente. Già alcune le avrete anche in mente, probabilmente, perché mancano i grandissimi classici che verranno eseguiti poi verso la fine del concerto. Sentiamo cosa dice. Niente, ovviamente. Hai scelto un momento sbagliato. Se tempo fa mi avessero detto, sì, guarda, no, che nel 2018 sarai sul palco a festeggiare 55 anni di nuovo cantante Nomadi, Nomadi. E sarai il cantante, io avrei risposto forse, hai visto un film alla radio, una roba così. E ho sbagliato due volte, perché un siamo anche in radiovisione Emiliano, quindi credo che sia Parmigiano, no? Se non sbaglio, Francone, tu che sei esperto di musica, il nostro Yuri, il nuovo cantante di Nomadi. Non ci credeva, un'emozione fortissima anche per lui. Ritorna la musica, l'energia dei Nomadi con un successo strepitoso, travolgente. Io voglio vivere. Forse scorre lento il silenzio, il senso e il profilo della vita è tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare. Sempre un po' precario, libero distinto, ciò che mi sostiene, un'emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere.
Io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. Mille note o forse più, non servirà a tradire, semplicemente amare qualsiasi cosa. L'energia, la carica dei Nomadi. Bellissima. Dal vivo da Rimini con questo grande successo del 2003, Io voglio vivere, cantato tra l'altro a squarciagola anche da tutto il pubblico che ancora adesso la sta cantando, è vero, la sta intonando tuttora, infatti ricomincia. Di concerto veramente fantastico per celebrare i loro 55 anni di carriera. Ora proseguiamo con una canzone del 74, Tutto a posto. Le mie gambe ormai sono stanche, vorrei dare un po' di sonno agli occhi
per lei. Io vedo quella ferrovia che fra i sassi la mia via, nel passato e nel presente corre già, e vanno indietro gli anni miei e si fermano con lei che la mente mia non ha lasciato mai. Tutto è a posto, lo so, tutto è a posto perché quello che lasci ancora c'è. Le colline più là e la strada che va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato, la notte azzurra intorno a me, luglio fra quei rami, il profumo dell'estate ancora c'è, e qualche passo ancora e poi so che mi preparerà, una cena calda al fuoco accenderà. Fra noi guardo negli occhi suoi e capisco la mia ingenuità. Tutto è a posto, lo so, tutto è a posto perché tutto è come quando me ne andai, tranne lei, ma tutto è a posto oramai. Anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è, ma tutto è a posto ormai. Anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Chico Falzone, Massimo Lecchi. I Nomadi live in diretta qui su RTL 105 dalla nuova darsena di Rimini. Questa era Tutto a posto, una canzone del 74. Di grandi speranze, trovare Dio. E questa infatti è Trovare Dio, una canzone del 2002. Valore, ali forti giranti, possente il motore,
circa 6 ore, inseguo le stelle, nessun timore. È quasi luce, vedo l'alba oramai, mi batte il cuore, andiamo un po' più in su, saliamo verso il blu. E no, non sono gli angeli che ora ci stanno portando via, ma questo spazio infinito, quest'armonia, quest'armonia. Viaggia l'aeroplano, punta il sole leggero, se viro piano si tinge d'oro questa macchina, questo vecchio gabbiano mi sta portando dove sempre sereno, soli verso il mattino. E sì, voglio volare, perché così, così sarò io. E poi sentire il vento e sentirmi mio. Esisto anch'io, e solcando il cielo, trovarci Dio, trovarci Dio. Direttamente da Rimini, Yuri Cilloni. Yuri Cilloni è lui, il nostro. Qualcuno ha mai visto Erpiot e Yuri Cilloni insieme? No. Ci sono delle somiglianze, vero? Molto, molto. E non credo sia una coincidenza, ecco, no, come si dice. Intanto se la cava bene sul palco, bisogna dirlo, perché è interessante, ammiccante. Un saluto al pirata. Pantani, dedicata a lui. E allora andiamo avanti con Ti lascio una parola, Goodbye. Questi sono i Nomadi Dentro, dal 1998. Ti regalo le mie scarpe, sono nuove. Prendi anche qualche libro, può servire.
saprò alzarmi in volo e vedere dove sei. Ti manderò a dire goodbye. Sta bene, ti lascio una valigia da riempire, ti lascio anche il mio numero perché non si sa mai, ti lascio una parola, goodbye. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai. Lo è senza un saluto, casomai. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Ti manderò a dire goodbye. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi ancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai. Lo è senza un saluto, casomai. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Bellissima anche questa canzone, ti lascio una parola, goodbye. I Nomadi, sempre in diretta chiaramente da Rimini, dalla io nuova Darsena. Un saluto al pirata, adesso facciamo la canzone del pirata. Esatto. Ha sbagliato lui però, prima. L'ultima salita. Questa è giusto, ultima salita, certo, dedicata a Pantani. Ce lo fa notare giustamente al 349-3405, ma noi non sapevamo che facesse questa posto che l'altra, esatto. Insomma. Vabbè. Corri più veloce del vento. Il vento non ti prenderà mai.
Corri ancora adesso, lo sento. Sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare. Dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno oppure no. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te. In questo giorno d'inverno il sole che non tramonta mai, lo cerchi in questa stanza d'albergo, il sole sempre con i tuoi guai. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora dai al traguardo ad aspettarti qualcuno. Dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno oppure no. Questa era Ultima Salita, una canzone del 2006 dedicata appunto, come dicevano anche prima i Nomadi, al grande Pantani, assolutamente mai dimenticato Pantani. Adesso un successo dal 68, anni belli quelli. Cavolo, 69, okay. Anni gloriosi. Ma è vero, anni di rivoluzione grandi, culturale, è vero, questo paese. La rovina di questo paese, praticamente. Questa era Ho difeso il mio amore. Parole. Sono scritte da chi non ha visto più il sole, per amore di lei io le ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra.
c'era scritto così. Ho difeso, c'era una data, l'8 di maggio, lei era bella, era tutto per lui, e poi venne un altro, gliela strappa di mano, cosa poi sia successo? Lo capite anche voi, ho difeso. Questa è una storia che finisce così, sopra una pietra che la pioggia bagnò. Son tornato una notte e ho sentito una voce, e chiedeva perdono, ho difeso. Ho difeso il mio amore, una canzone del 68 cantata a squarciagola anche dal pubblico, dei Nomadi, e anche dal pubblico di RTL che ci scrive numerosissimo al 349 349 1025. Con il trio su RTL 102.5 le 23 e 08 minuti lo show introduce continua, il signor Beppe Carletti. Eh sì, poi siamo ormai veramente insomma agli ultimi brani, quindi quelli più storici, siamo sempre negli anni tra i 60 e 70, diciamo, per ora arriva una canzone del 73. Per voi che ci state seguendo su RTL 102.5 da casa, dalle vostre auto, vi voglio bene, ed è un giorno insieme. Non dire niente, a un minuto il giorno nascerà, e l'uomo che io ero morirà. Amica mia, questa casa non è casa mia. Grazie. Col primo vento caldo me ne andrò. Cielo grande, cielo blu,
Voglio tanto bene davvero. È bello. Un giorno insieme a lanciare sul fiume, chissà se puoi capire cosa siamo in fondo noi. Forse tu non capirai, ma un uomo no, non è contento mai. Ma il cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Di in questo show spettacolare. Grazie. Su RTL 102.5 alle 23:12 minuti per ricordare il nostro amico Dante Berghoffi e tutti i ragazzi che sono con lui. Lo show continua con le ultime canzoni. Sì, questa la riconoscerete dalle prime note. Sempre scritta dalle grande Guccini. Esatto. Con cui apri i concerti di solito. È vero, non puoi chiude con la locomotiva, perché lo ha spiegato. Va bene, dai. Vabbè, allora. Interessante. Vabbè, e allora? Dopo ce lo racconti, però. Cioè, Gabriele è ignorante come un sasso, e giusto che rimanga così. Canzone per un'amica. Correva la strada, l'auto veloce correva. La dolce estate era già cominciata, dici lui sorrideva. C'era la morte quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte quando si è giovani e strano poter pensare che sorte venga e ci prenda per mano.
cosa hai provato quando la strada è impazzita, quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita. Quando la vita è fuggita. Soltanto regnato tra le lamiere contorte, sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte. Vorrei sapere che cosa è servito vivere, amare e soffrire, spendere tutti quei giorni passati se presto hai dovuto morire. Un capolavoro firmato da Francesco Cuccini, chiaramente. Dicevo prima, il motivo per cui nomadi. La gente della mia età. E questa invece via, la riconoscete chiaramente. Dio è una strada che non porta mai a niente. C'è un sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già. Lungo le notti che dal vino sono bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese all'arte, Dio è morto coi migli dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che falsità, le fedi fatte, le abitudini e paure, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessato, dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso
che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, per noi tutti ormai sappiamo chi sei di umore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio risorto in ciò che noi vogliamo, Dio risorto nel mondo che faremo, Dio risorto, Dio risorto, Dio risorto. Un altro grandissimo successo dei Nomadi, Dio è morto, dal loro primissimo album, tra l'altro, Per quando noi non ci saremo, del 67. Ebbene sì, è vero, è vero. Siamo veramente ormai gli sgoccioli di questo bellissimo concerto, bellissima serata di Rimini. Vi stavo spiegando prima perché Guccini ancora canta canzone per un'amica in apertura dei suoi concerti. Gabriele la canta perché sempre Nomadi. È sempre Nomadi, va bene. Dice la bandiera della Sicilia, della Trinacria. Sentiamo cosa dicono dal palco di Rimini, poi ce lo spiegherò. Che era bella, però... un battesimo nomade per Aurora di un mese al primo suo concerto. Beh, un mese bello. Mi sembra. I gatti randagi, Sardegna, Sestu, Augusto D'Aoglio. Tantissimi fan chiaramente sono andati a Rimini, anche da, insomma, da altre parti d'Italia, chiaramente. Ma quella bandiera lì, che dopo lo sai, Orden e progresso, lo sai che dopo lui. Ah, bandiera brasiliana addirittura. Eccola lì, eccola lì. Perché la bandiera del Brasile? Perché i Nomadi sono famosi veramente. Allora, il concerto, una nuova emozione. Sono gli amici di Robecchetto, Cuggiono, Samarate, Turbigo, Milano, Varese. Grazie. Grazie ancora agli amici di RTL, veramente, che ha portato in qualche modo la nostra musica nelle case, nelle macchine, nelle cantine. Speriamo che anche nelle cantine. Oh no! No, Nomadi fans, diamoci una mano. San Giorgio di Piano, ieri impegna l'oggi nel domani. Grazie. La Venezia c'è. Perfettissimo. La lettura degli striscioni. Oh, finalmente vediamo lo striscione enorme che prima capeggiava all'interno tra il pubblico. Un'ondata di emozioni. Lo striscione di prima di oggi. Non riesco a te. È così. È troppo lungo, tutti. Infatti, è uno striscione veramente 55 enorme. Un'ondata di emozioni. Beppe, volte. Il letto non lo fai te a casa. Auguri. Ho già visto. Aspetta, beh. Un'ondata di emozioni 55. Mila volte non leggo 55.000 volte auguri dai vostri, ditelo voi, dai. 55.000. Hola, grazie. È un po' troppo lungo forse, cioè, devo farlo su due righe, no? Sì, è vero, è veramente bisogna fare una a capo qualcosa, no? vedi infatti molti Nomadi messaggi club, che ci arrivano. Provincia di Savona, grazie. Ci sono 200 crescerai, li leggono tutti? tutti. Un rapporto veramente molto bello con i loro fan, molto uniti, molto vicini anche ai loro fan. Comunque sul Instagram di RTL abbiamo pubblicato delle stories. Non sai neanche svolgere uno stagione. Sai capire che c'è il mio avvocato già le tue calcagna per aver pubblicato le stories. Le stories di cui noi cantiamo a squarciagola, prima canzone per un'amica e poi anche Dio è morto. Io non ho rilasciato nessun permesso a pubblicazione di tale stories. Come dicevo prima, ce ne sono tante di queste bandiere ai nostri concerti. Grazie, pace. Ragazzi, bellissima, soprattutto in questi tempi. Poi bello sotto questo giro di accordi molto pop, molto vero, molto anche da fuoco per cuccare, no? Perché secondo me se tu c'hai ma il concerto di Nomadi secondo me si cucca comunque, si cucca. Toscana si cucca. Presente, via Rimini, lascia stare 2013, e stasera via Rimini cosa succederà? Vabbè, lasciamo stare, Lorenzo stare. E Davide, così per carità. Ossola, però sono gli amici di Ossola, Augusto e Dante. Ossola e Augusto, grazie. Continua la lettura dei davvero da tutta Italia, comunque abbiamo visto da Sardegna, Roma, non se ne fanno mancare nessuno, tantissimi. Nomadi fan club, c'è anche Torino, la Torino, Forza Nomade, San Silvestro, Pescara, insomma tantissime veramente. Vagabondi della Mole. Va bene, abbiamo letto i due, possiamo andare, diciamo,
Torino. Un gran finale. I allora, vi stavo dicendo quella di basta. Sì, devi finirla, devi smetterla. Allora, ma vicini, ma non ne frega niente a nessuno. Ma invece è interessantissimo. Sentiamo questo selezione. Nomadi Fans Club, Valsangone. Valsangone, scusami. Guarda che è più interessante il fan club di Valsangone. Ma tu lo sai perché? Baracca, lui c'è. Perché cosa? Perché Guccini canta in apertura. Ma chi è? E chiude con la locomotiva. Perché Canzone di una amica è la sua canzone con meno estensione vocale. Quindi gli serve. Esatto, per scalare. Mezz'ora, come ti è lunghissima. E poi la quindi okay. Francone, dici tu sti cazzi? No, invece mi è piaciuta. No, è interessante questa. Perché deve scaldarsi anche lui. Anche il Guccini, che peraltro ricordiamo, non fa più concerti. Cioè, si è ritirato. Diciamo. Fa solo reading alla Feltrinelli. Ti lascio una parola, goodbye. Sono gli amici di Casal Buttano. Ognuno ha i suoi, cosa devo dire. Altri striscioni bellissimi da parte dei fan. Tutti li voglio leggere, eh? Sì. Il pubblico gruppo commosso. Fedelissimi nomadi. Dalla Toscana anche Davide Lorenzo, ma ce ne sono ancora abbiamo toccato tutte le regioni d'Italia direi comunque. Ma quando vuoi ricordare le partite di domani che ci sono il mondiale? No, domani c'è una Polonia-Colombia che devo dire insomma regalerà delle emozioni. Bergamo c'è Alchimia Nomade, intanto che si svolgono gli striscioni, vabbè vediamo anche lui oramai vorrei dire magari cos'è Alchimia Nomade. È bello perché c'è l'atmosfera della sagra, no? Dove c'è ragazzi, arrivando l'unione di tutte le persone che vanno a vedere un gruppo. È vero, grazie, è vero. Che lavorano con noi. Con una storia lunghissima, Fidel, come dicevamo, il gruppo più longevo d'Italia, perché sono formati nel 73, e in generale nel mondo soltanto dietro ai Rolling Stones. Quindi apprezzatissimi, ecco perché è incredibile. Segreto del successo. Oh là, finalmente. Adesso rompiamo anche la scaletta per... No. Quando ci... Ma tanto lo fa anche Rolling Stone questa cosa sul palco. Trasportare da un momento di parole e di note. Sempre Nova di Fan Club, ma noi no, Parma. Caro Marco Caronne, Parma. Ma poi si smezzano gli striscioni. Cioè, uno se nel ne mito, a casa uno, secondi uno, solo agli Stones. Sì, fanno la conta per chi porta quali a casa. Luca Belloni, Nomadi Fans Club, senti, se l'è preso lui, se l'è preso lui, vedi, perché lo sai. Vedi. Luca Belloni. Nomadi Fans Club, Foligno, anche Luca Brini. Con amore, presidente onorario, il signor Daniele Campani. Affrontiamo il nostro viaggio con la rabbia di chi è contro le ingiustizie e con l'amore di chi percorre chilometri per rinnovare lo spirito nomade. Sempre nomadi. Senti qua un messaggio, non ho particolari ricordi di gioventù con voi nomadi, ma i vostri brani dell'epoca mi fanno ritornare giovane. Roberto, il tuo cuore, fantastico, fantastico. Dicevamo anche prima, ci stanno ascoltando chiaramente tantissime generazioni, sia i più giovani che li hanno scoperti magari tramite i genitori, nonni, sia proprio direttamente i nonni, i genitori. La bandiera della Sardegna. Che ascoltano la musica dei nomadi. La sua Francone. La bandiera con i quattro mori, non si era ancora visti questa serata. È vero, ricordiamo che è un grande classico anche del concerto del primo maggio. Cioè la bandiera del pubblico, abbiamo pochi noi. Andrea da Siena ci scrive: vi seguo da 55 anni e stasera sono dove ancora con voi. Pensa, dove si va? Che no, storia di fantastica. Ma adesso stanno tutti raccogliendo lì gli stessi. Vivo forte. Poi... No. No, il falò. Ancora, questo è molto lo so, è bello questo, è artistico questo, è arancione e giallo con le sfumature, molto bello. Grazie. Questo, Allora, raccontiamo per gli amici che si fossero collegati solo ora su RTL 102.5. Sta per terminare il concerto dei Nomadi, che abbiamo trasmesso in diretta questa sera. È dalle 21.15 che leggo gli striscioni. Dopodiché, il momento conclusivo di ogni concerto dei Nomadi si caratterizza per la lettura dei numerosissimi striscioni che vengono esibiti durante la performance. Dei vari fan club, delle varie regioni. È il momento caratteristico, Gabriele. Ogni, guarda. C'è un'altra, attenzione, un'altra bandiera dei quattro mori, Porcedu. Era sotto casa mia questo striscione. Ah no, è tuo, scusa. Vabbè, Nomadi Nule. Ah no, ce l'abbiamo. Adesso c'è Mister Porcedu, attenzione. Michele Scarponi. No, grazie, Nomadi Fans Club. Stop the World, Chiaravalle Ancona. Grazie. Tantissimi nomadi messaggi al 349-349-125. Gonno Stramazza. Grandi nomadi Said. Grazie. Dall'Iran. Ragazzi, dall'Iran. Vedi, tramite RTL siamo così, abbiamo portato la musica dei nomadi. La musica dei nomadi anche, Roberto, anche in Iran. Francesca, Federico, sono bloccati sempre nomadi in Iran. La vostra musicaccia. No, in Iran hanno una musica. Oggi è in Iran. Troppo sia farsi che uscirà scagno, ricordiamo. Nomadi oasi di musica e speranza in mezzo a tanto deserto, sempre nomadi Roberto Valerio, Roberto
Camilla Perugia. È bello anche andare a casa a dormire questa sera, invece pensa. Fragola, ma ce ne sono molti, ma ogni presente ha portato uno tipo le cene, quando dici organizziamo una cena da me, ognuno porti qualcosa, no? Sì, e poi però ti ritrovi la casa piena di cibo, non sai più come. In piedi sempre comunque le Sabine rapite, Elisabetta, Valeria e tutte le altre. Ci scrivono grazie, po' Guido ci un po' dandoci un'informazione. Diciamo ai ragazzi che stanno commentando in diretta il concerto che noi seguaci dei Nomadi, insomma, creiamo sempre questa atmosfera un po' da sagra. Siamo il popolo che riunisce e si riunisce e si ritrova. È giusto, è giusto. Infatti abbiamo visto che insomma riconoscono anche direttamente magari alcuni fan che probabilmente seguono più tappe. Non è finita. Nomadi Fans Club, sempre Nomadi Mariano Comense. Un po' come tutti i Fans Club, nel senso. Certo. Fans Club Nomadi, Appia Tuane, Patria di Jennifer Pressman, il fiume Presman. Carrara, vabbè, ci sei Beppe? Nomadi, una storia infinita, sì, quello sì, e una vita facile, tra gioie e dolori. Elicia ha 13 anni e dorme come... vieni qua, fatti dare una mano. È tutto improvvisato, stiamo dicendo... L'applauso, l'applauso live dei Nomadi in diretta qui su RTL 102.5 con Francesco, Martino e Gabriele. La lettura vita tra gioie e dolori, un popolo infinita, direi, degli striscioni numerosi. Sì, questo è ancora quello di Mariano Comense, Mariano che c'era Comense. Anche ragazzi, ci fermiamo un attimo con gli striscioni. Come? Perché no, ma come? Ma no. Avete appena iniziato. Dopo riprendiamo gli striscioni. Ah, ecco, no, per fortuna, il pensiero. Tecniche. No, esigenze giustamente audiovisive. Per chi, perché chiaramente chi è in macchina che viaggia non riesce a vedere le striscioni, chi è a casa comodo comodo riesce veramente. Allora noi adesso sapete che canzone cantiamo, dopodiché vi leggeremo gli ultimi striscioni. Grazie. Prosegue il concerto con l'ultimissima canzone, chiaramente tutti la possono indovinare perché quella manca, diciamo, quella manca. Grazie a voi che ci date tante emozioni. Ed è una storia bellissima fatta da noi ma anche da voi, da tante persone che hanno camminato in tutti questi anni, ed è una cosa veramente grande, incredibile, che non avrei mai pensato comunque di vivere. Grazie. Vediamo allora quale canzone chiuderà questo fantastico concerto dei Nomadi live dalla Darsena di Rimini. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Mi sembrava la città. Un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere.